Dottor Lanzetta, nel corso degli anni Enel è diventato un punto di riferimento globale per quanto riguarda le energie rinnovabili. Oggi purtroppo la transizione ecologica sta subendo una battuta d'arresto importante con il conflitto in Ucraina, addirittura si parla di ritorno al carbone. Secondo lei l'Italia poteva fare di più in termini di rinnovabili per contenere in qualche modo quelli che sono gli shock esterni e la dipendenza dall'energia russa, dal gas russo? Ma direi che l'Italia non solo poteva fare di più, ma doveva fare di più, e purtroppo quello che stiamo vivendo, oltre senza dubbio alla tragedia umanitaria, alla tragedia sociale della guerra, ci sta evidenziando anche delle non scelte fatte in campo energetico. Cosa non è stato fatto? Non sono state fatte tre cose. La prima, quello di continuare un ritmo importante e significativo di realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Anche qui è paradossale, noi 10 anni fa installavamo una quantità di impianti per la generazione di energia rinnovabile 10 volte maggiore rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. E chiaramente questo ce la racconta tutto di come mai poi oggi noi, tra virgolette, stiamo piangendo la sudditanza del gas russo, ad esempio. Il secondo aspetto è che alcune attività in Italia ancora oggi sono troppo legate a combustibili fossili. Le nostre case, i nostri uffici, le nostre fabbriche sono riscaldate bruciando del gas, bruciando gas metano. Questo non ha senso. Già da un po' di tempo avremmo potuto convertire, posso citare il riscaldamento, immaginate la mobilità, immaginiamo anche le cose più stupide, non solo il cucinare, potevamo iniziare questa transizione energetica verso un vettore energetico che è l'energia elettrica rispetto al gas. Ed infine, terzo aspetto, l'altra cosa che dovevamo fare è la quantità di gas che in ogni caso ci risulta essere indispensabile per gestire questa transizione energetica, approvvigionarlo non tramite tubi, tramite gasdotti legati, non so, alla Russia, all'Algeria, alla Libia, ma tramite dei rigassificatori che ci avrebbero consentito di scegliere più liberamente il nostro fornitore di gas. Lei ha parlato in qualche modo di una mancata espansione. Quali sono però gli elementi che secondo lei hanno in qualche modo impedito lo sviluppo di un'energia green tale da poter parlare di indipendenza energetica? Gli elementi che non ci hanno consentito, ad esempio, di sviluppare impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono due grandi motivi. Il primo è ci siamo eccessivamente burocratizzati, per cui le attività cosiddette di permitting, cioè quelle attività che consentono a un'azienda di realizzare questa tipologia di impianti, sono attività che sono diventate complesse, frastagliate, per cui ci sono necessità di permessi a livello nazionale, regionale. Ci sono le sovrintendenze, ci sono gli eventuali enti locali, quali enti parchi, e questo ha reso complicatissimo l'attività di ottenere i relativi permessi. Do un dato: per la realizzazione di impianti solari, mediamente noi in Italia abbiamo oltre 1 anno e mezzo di tempi solo per i permessi, se andiamo sull'eolico, quindi sul vento, addirittura diventano 4 anni e mezzo. È chiaro che sono dei tempi inaccettabili. Il secondo aspetto è un aspetto culturale, cioè si è troppo diffusi in maniera sbagliata, benissimo le rinnovabili ma non vicino a casa mia, perché la pala è brutto, perché il pannello solare dà fastidio, non sapendo che in Italia esistono una quantità enorme di terreni che in ogni caso non sarebbero impattati da queste installazioni. È chiaro che nessuno vorrebbe mettere un pannello solare, non so, sui tetti di Siena, per dirne una, oppure delle pale eoliche sulla costiera amalfitana. Ma per fortuna o per sfortuna in Italia non esistono solo le città storiche o i siti belli, esiste tutta una quantità di territorio dove l'installazione di queste tecnologie non porterebbe danno alcuno. Potremmo dire quindi che il fenomeno NIMBY, not in my backyard, no? Non nel mio giardino, sia uno degli elementi che ha impedito, ha in qualche modo bloccato questo fenomeno? Ahimè sì, il fenomeno NIMBY, come l'ha chiamato lei utilizzando l'acronimo inglese, è il secondo grande motivo per cui questo paese ha rallentato nella transizione energetica.